Su Sanremo si aprono finalmente i sipari. Niente più tabù, Fabio Fazio spiega tutti i dettagli nella conferenza di lunedì 10 febbraio. In fin dei conti, manca una sola settimana all'inizio del festival più amato dagli italiani. Tante le novità, gli ospiti e nuova la struttura delle serate. Ogni serata sarà infatti divisa in tre parti. Il festival vero e proprio sta nel mezzo con tutti i suoi cantanti, i suoi ospiti e le varie performance. Prima ci sarà un prologo, una specie di introduzione affidata a Pif, Pierfrancesco Di Liberto, ex Iena, conduttore su MTV del programma Il Testimone e regista della famosa pellicola di successo La mafia colpisce solo d'estate. Il dopo festival andrà invece in diretta streaming sul web e sarà condotto da Filippo Solibello e Marco Artemagni. Quanto alle canzoni largamente trattate e conosciute quasi come se fossero già sentite, solo una delle due potrà arrivare in finale. A decidere subito dopo l'esecuzione saranno i giornalisti accreditati e il pubblico da casa. La gara partirà a tutti gli effetti giovedì 20 perché nei primi due giorni di fatto vi è la prima grande carrellata delle esibizioni. Quanto agli ospiti si fa chiarezza anche sulle date della loro partecipazione. Letizia Castà, secondo noi, martedì 18, Claudio Baglioni 19, Raffaella Carrà 18, Renzo Harper, che sarà anche premiato come icona della TV, Gino Paoli 21, Franca Valeri, Enrico Brignano e l'astronauta Luca Parmitano. La serata importante prima della finale sarà quella di venerdì 21, ribattezzata Sanremo Club, l'unione tra il festival e appunto il Club Tenco. Il tutto per celebrare i 60 anni della RAI, tra esibizioni classiche e moderne, in onore dell'anniversario dell'anno.